sessantina di interventi, secondo me molto molto interessanti, e grazie a tutte e a tutti voi. È stato bello ascoltarsi, è stato bello ritrovarsi, ed è stato bello anche vedere, io ero già a letto, ho visto stamani mattina quando ho riacceso il telefonino i vostri video di stanotte. Avete sostanzialmente fatto di Salso Maggiore, sembrava Castro Caro anche Salso Maggiore, a cantare praticamente dappertutto. Dà il senso che siamo di un fatto, siamo una comunità ricca di valori, desiderosa di relazioni umane, una comunità nella quale non è soltanto bello ascoltarsi, ma è bello stare insieme, in cui si soffre e si gioisce per le sconfitte e per le vittorie dell'uno e degli altri, dove non si vive l'invidia, la meschinità, dove si è orgogliosi e felici anche quando si vivono fasi e pagine difficili. Io vorrei iniziare, sì, dicendo grazie a tutte le volontarie e i volontari che rendono sempre possibili i nostri incontri, che si pagano i viaggi, che ci danno una lezione, una dimostrazione di come la politica sia servizio e gratuità. Ma vorrei iniziare ringraziando assieme a loro una categoria specifica, può sembrare forse una sottolineatura ridondante, ma la faccio volentieri. Vorrei ringraziare le tante donne, i tanti uomini che non sono più parlamentari, perché abbiamo purtroppo perso le elezioni, non sono più in Parlamento, e che qui in questi giorni ci hanno dimostrato con il loro sorriso, il loro desiderio di continuare a mettersi in gioco, chi si è candidato a un concorso pubblico come Marco, chi ha riniziato, chi come Edoardo non è più con noi perché oggi insegna, ha fatto per 5 anni il parlamentare, è tornato oggi a scuola, oggi aveva mi ha scritto stamani mattina quello che avrebbe voluto dire, ma ha detto: io ho i miei ragazzi di economia aziendale, Edoardo Fanucci. Ecco, io sono orgoglioso di essere uno di voi, di essere parte di questa comunità che porta i volti sorridenti non soltanto quando sta in Parlamento, ma anche e soprattutto quando in Parlamento non c'è più. Per rispetto a tutte e a tutti, dico però una cosa che forse non tutti vogliono sentirsi dire, ma la dico: io non sarò mai il capo di una corrente. Non lo sarò per un motivo soggettivo e per un motivo oggettivo. Non farò il capo di nessuna area. E non è che mi dispiaccia deludervi, vorrei convincervi. Da un lato c'è un motivo soggettivo, e cioè io non mi ritengo quello che può, dalla mattina alla sera, avere l'ambizione di rappresentare la parte di un partito. Per me il partito è importante, ma è un mezzo, non un fine. Io non sono cresciuto con il sogno della ditta. E guardate che quelli che sono cresciuti col sogno della ditta, almeno una parte di costoro, hanno ritenuto prioritario, pur di riprendersi la ditta, perdere il paese, sono quelli che sul referendum si sono schierati contro, perché era principalmente chiaro nel loro cuore l'obiettivo di andare a riprendersi la ditta, e erano disponibili persino a perdere il paese. Io non sono così, li rispetto, ma non sono così. E poi c'è un motivo oggettivo: io non credo che le forme e le modalità della politica di oggi passino attraverso una organizzazione vecchio stile di aree e di correnti. Dice: allora che cosa ci hai chiamato a fare qua? Mi rendo conto che è difficile spiegarlo anche agli amici della stampa che dicono: Renzi fa nascere la corrente. Non è così. Io penso che la politica di oggi passi attraverso 3 elementi chiave: la capacità di dettare l'agenda, la capacità di organizzare il consenso anche attraverso modalità innovative, vale a dire non soltanto le modalità tradizionali sul territorio, ma anche le modalità innovative sui social e sul web, e una leadership. Perché se è vero che non esiste leader senza una comunità, è anche vero che l'anarchismo di chi ritiene percorribile la strada del comunitarismo senza leadership è negato dai fatti. Quindi ci vogliono 3 cose. Settare l'agenda, organizzare il consenso, esprimere una visione, una leadership. Noi, quando abbiamo avuto questo atteggiamento, abbiamo ottenuto il consenso molto alto.
Qualcuno nel dibattito del PD dice, però eravamo al 40% e siamo crollati. Guarda, al 40% il PD non c'è mai stato. È stato una volta. Ieri Caterina e anche oggi altri hanno detto che bisognerebbe fare l'analisi, Silvia, l'analisi della vittoria più che l'analisi della sconfitta. Quello è stato un caso. O forse più correttamente è stato il frutto di una capacità di settare la gente, esprimere una leadership e organizzare il consenso. Ma nel corso degli anni il PD quelle cifre non le ha mai viste, perché non le ha viste nessun partito politico dal 59 ad oggi. Cioè, quando uno dice, ah, avete distrutto un partito che era al 40% c'è stata la Democrazia Cristiana con Amintore e Fanfani nel 1959 e poi il PD nel 2004. 14. Potrei dirvi che volevo che stavate attenti, invece ho detto. Emblematica una cena alla quale partecipavano Guerini e Bonaccini. Bonaccini era commosso fino alle lacrime, ha detto: neanche ai tempi di Enrico eravamo al 40%. E Lorenzo Arnaldo Forlani gli risponde: ehi tu, Pirla, parla per te che noi con l'Alcide eravamo al 48%. Indipendentemente, diciamo, da questa rivendicazione orgogliosa del passato, il punto politico è che quel 40% noi lo abbiamo tenuto durante gli anni del governo. Se guardate il risultato referendario, è ampiamente sovrapponibile, geograficamente parlando, nelle stesse aree in cui abbiamo preso il 40% nel giugno del 2014. Questo vuol dire che abbiamo avuto la capacità di tenere un consenso, ma abbiamo sbagliato evidentemente il fatto che quel 40% che era un trionfo europeo era una debacle dal referendum per la modalità di espressione del consenso. Ma se tu esprimi una visione, setti l'agenda e organizzi il consenso, sei in grado di avere una capacità di presa sul paese. Abbiamo smesso di settare l'agenda nel 2017. Io mi sono assunto le responsabilità e mi sono dimesso. Non è che ci siamo dimessi in tantissimi, ma per noi basta e avanza che mi diventa io. Il punto è che quel 2017 lo abbiamo sbagliato perché innanzitutto abbiamo smesso di guidare noi l'agenda. Guardate, io l'ho già fatta questa discussione all'Assemblea Nazionale delle Dimissioni. Rimando a quella discussione lì, però siccome qualcuno lo ha ricordato e aveva ragione, vorrei dire che l'emblema della incapacità di esprimere leadership, dettare l'agenda e organizzare il consenso è stata la vicenda dello Ius Soli. Perché voi sapete come la pensassi io e come credo che sia fondamentale una grande riflessione su questi temi, sulla cultura, però non l'ha. Ma o tu fai una battaglia e la vinci, o decidi di non porre il tema, continuare a esprimere la necessità di una battaglia, affermando contemporaneamente la tua impotenza di realizzarla, avendo i numeri in Parlamento, è la dimostrazione dell'incapacità politica. E noi nel 2017 abbiamo iniziato a perdere quando abbiamo settato l'agenda sugli argomenti degli altri, quando abbiamo dimostrato la nostra impotenza e quando non siamo stati capaci di dire qual era la nostra leadership e la nostra visione. Bene, se questo è vero, non si esce dalla dinamica politica semplicemente organizzando un'area e cercando di avere uno strafottino. Leggo sui giornali qualcuno che dice: l'obiettivo dei renziani è condizionare il nuovo segretario del PD. Ragazzi, abbiamo sogni molto più grandi, abbiamo ambizioni molto più grandi. Un'idea di politica che non è condizionare chi guida la vita, è quello di provare ad affrontare le complessità del mondo contemporaneo, cercare di dare una risposta nel bene e nel male, magari non saremo capaci, ma questo è l'orizzonte della nostra speranza. E sono partito di ieri dall'analisi internazionale, non perché in questi incontri va fatto prima l'analisi internazionale, ma perché la politica, che è una cosa meravigliosa, oggi ci offre degli scenari davvero intriganti. A chi dice che la questione immigrazione è la questione che noi non abbiamo colto, guardate che la questione immigrazione in Italia è ancora tutta da scrivere. No, non so se valga la pena applaudire o no, è un dato di fatto. Cioè,
se volete parlare di politica, se vogliamo parlare di politica, facciamo. In Africa c'è 1 miliardo di persone. Nell'arco dei prossimi 30 anni diventeranno 2,5 miliardi. La Nigeria sorpasserà gli Stati Uniti d'America. Ci sono oggi 50 megalopoli in Africa. Il paese che cresce in modo più straordinariamente efficace, ne parlavo con un amico, Graziano Sacchi, mi riferisco, una persona del mondo arabo che ci ha molto aiutato su un'operazione importante ai tempi del nostro governo. Mi ho detto, scusa, ma tu, in uno dei miei viaggi di questo periodo, ma tu dov'è che stai investendo di più in Africa? Immaginatrice, in Ruanda. Perché chi conosce un po' le dinamiche africane sa che in questo momento il Ruanda è il paese con la maggiore capacità di coniugare la prosperità, la stabilità, una leadership politica e l'assenza di corruzione. E per chi come noi ricorda ventenne quella terribile pagina della strage dei Grandi Laghi, quella vergognosa e squallida incapacità delle Nazioni Unite di affrontare una delle pagine più tristi del dopoguerra, pensare che oggi il Ruanda, perché come noi, abituato a quella storia, oggi si rende conto che il Ruanda sia uno dei paesi con la maggiore capacità di sviluppare futuro e crescita e buona politica, è un segno di grandissima speranza. È l'idea che la politica ha ancora oggi un ruolo. Ed è una politica che è bello analizzare, è bello provare a cambiare, è bello provare a vivere. Ecco perché noi siamo quelli che la politica non la schifano. E quando noi abbiamo avuto responsabilità di governo, abbiamo messo al centro l'Africa come uno degli argomenti fondamentali. E lo voglio dire con grandissima determinazione a quelli come Matteo Salvini e i suoi adepti oggi scoprono l'Africa, che quando noi parlavamo di Migration Compact e investimenti sull'Africa, voi in Africa portavate i diamanti in Tanzania, sottratti al finanziamento pubblico dei partiti, rubati agli italiani, cari leghisti in camicia verde. Parlare di politica significa avere uno sguardo su quello che sta accadendo, certo anche sul rischio della fine della democrazia liberale, si afferma un principio di democrazia illiberale, ma si ha il coraggio, l'ha fatto Ivan nella sua veste di sottosegretario, di investire sul rapporto ad esempio con la Cina. È stato interessante che il vicepresidente del Consiglio per 2 volte, nei primi 3 mesi della sua attività, il vicepresidente Di Maio, si è andato 2 volte in Cina, peraltro a 2 iniziative che aveva organizzato, diciamo, la cui presenza italiana era stata organizzata da Scalfarotto. Di Maio è stato a Chengdu prima e poi a Shanghai. Magari se la prossima volta, anziché viaggiare in economy, viaggia in business e non sbaglia il nome del presidente della Repubblica Cinese, evitiamo di fare una figuraccia, perché si chiama Xi Jinping, non si chiama ping pong. Questo non è ora il punto fondamentale. Ma cosa sta accadendo in Cina? In Cina sta accadendo che c'è una leadership straordinariamente efficace, che però, veniva ricordato ieri, vive ovviamente senza i canoni della democrazia occidentale. E allora, cosa sta accadendo in Sud America? Matteo, ma come la prendi lontano, pur di non parlare di congresso? Sì, la prendo lontano perché credo che sia la cornice entro la quale fare la nostra riflessione. Bolsonaro non è il Trump sudamericano, è il Chavez di destra. È molto simile la modalità con la quale si è costruito il consenso di Chavez in Venezuela qualche anno fa e quella con cui si sta costruendo il consenso di Bolsonaro oggi. È molto interessante capire cosa sta succedendo nei paesi arabi. Salvini è arrivato in Qatar un anno fa, diceva il Qatar è il paese amico di Renzi e dei terroristi. Oggi ha detto va tutto bene in Qatar, c'è stato lui e quindi abbiamo risolto i problemi, adesso il Qatar va bene. Io sono convinto che sia fondamentale il rapporto con l'emiro Tamim Al-Thani, così come con gli altri paesi arabi. Ma è interessantissimo che questo mondo internazionale richieda una riflessione, una capacità anche di dire cose non scontate. Per esempio, io mi sarei aspettato che il nostro paese dicesse parole chiare sull'Iran. Che cosa è accaduto? Sotto la leadership di Barack Obama, l'Iran e i paesi del gruppo dei 5+1 hanno firmato un accordo molto molto rilevante e significativo.
A quel punto l'Italia, che ha da tempo immemore una tradizionale relazione con l'Iran, è stato il primo paese che ha accolto il presidente Rouhani in Italia e che poi è andato a Teheran. Io ero presidente del Consiglio, me lo ricordo quel momento. Abbiamo lavorato, d'accordo con la presidenza americana di Barack Obama e con gli altri colleghi europei, per essere i primi e per lavorare a cercare di costruire un'operazione contro la proliferazione nucleare e per il recupero dei rapporti culturali, politici, economici, sociali. Abbiamo fatto questo. Trump poi ha deciso di stoppare questo. Ha deciso di stoppare questo e, in ragione del ruolo storico dell'Italia, ha detto: ci sono 6, 7 paesi, 8 paesi che non hanno sanzioni, tra cui l'Italia, gli altri devono avere le sanzioni. Ora, io sono ovviamente molto contento del fatto che l'Italia stia nel gruppo di paesi che continua ad avere una relazione con l'Iran, ma lo voglio dire da ex presidente del Consiglio e da cittadino del mondo e da amico dell'America, che non è accettabile che il presidente degli Stati Uniti d'America decida lui con un tweet chi sì e chi no. Non è accettabile che l'Europa sia subalterna rispetto a una visione del mondo in cui dalla Casa Bianca si decide e l'Europa prende atto. E se c'è oggi un'Europa debole, virgola, purtroppo, virgola, questo non impedisce a noi di far sentire la nostra voce. Ecco perché penso che la discussione sulle elezioni europee sia molto più ampia del populismo sì, populismo no. La discussione sulle elezioni europee è qualcosa di molto più importante. Cos'è l'Europa oggi? Vedete, noi stiamo facendo una scommessa con il nostro governo, per responsabilità in primis di Matteo Salvini, di spostare l'asse strategico del posizionamento italiano, spostarsi verso i paesi nazionalisti. Salvini ignora il fatto che quando tu fai il nazionalista ci sarà sempre uno più nazionalista di te che ti frega. Quando ha fatto la battaglia per l'immigrazione l'ha fatta assieme agli ungheresi, agli austriaci, e quando è iniziato il premier austriaco a portare alle estreme conseguenze il ragionamento di Salvini, si è immaginato di chiudere il premier. Ora voi immaginatevi il centenario della vittoria della Grande Guerra, chiudere il Brennero, che significato politico, culturale, economico avrebbe avuto? Perché è evidente che se tu giochi la carta del nazionalismo e della paura, ti stai distruggendo. Bene, Salvini sta cercando di fare questa scommessa. Io credo che sia un errore. Ma indipendentemente da questa scommessa e dal fatto che sia un errore, quello che sconvolge è che si cerca di attaccare i paesi storicamente amici per andare a immaginare un futuro che è inspiegabile e forse indecifrabile. Mi riferisco innanzitutto al rapporto con la Francia. Guardate, e finisco rapidamente sulla parte della politica estera che appassiona poche persone, ma che è uno degli argomenti su cui più credo ci dovremmo confrontare, anche in vista della discussione congressuale, perché riguarda anche questo. Perché se la sinistra europea è Mélenchon o Mélenchon, io non sono la sinistra europea. Se la sinistra europea incontra Corbyn, io non sono la sinistra europea. Se voi guardate le elezioni del 2014, allora c'era una Germania molto forte, la Merkel era la Merkel, la Francia che era sempre la Francia, perché la Francia è la Francia, il Regno Unito che aveva David Cameron molto forte, la Spagna che veniva da un periodo di riforme con un governo Rajoy, che era un governo molto solido, e poi c'era l'Italia che stava ripartendo, tant'è che vincemmo primo partito in Europa, non in Italia. Oggi noi abbiamo un quadro in cui la Merkel è ai minimi storici della sua forza, il Regno Unito è fuori, con una leadership debole ed è fuori dalla Unione Europea, la Spagna ha un governo di minoranza. Ecco, se in questo quadro il nostro governo immagina di attaccare Macron dalla mattina alla sera, giocando su un classico sentimento di antipatia antifrancese, relazione complicata con i francesi, per cui Matteo Salvini ha fatto tutto il mondiale di calcio dal primo giorno all'ultimo, tutte le volte che c'era una partita faceva un tweet per dire speriamo che la Francia perda, tra l'altro portando una sfiga mostruosa, ma questo è un altro discorso che non rilevo dal punto di vista politico. Se noi immaginiamo di dover giocare la carta e dire Macron è il nostro avversario, non ci rendiamo conto che Macron è il nostro principale alleato per un'Europa che sia l'Europa di pace, di valori, di ideali. Attaccare Macron oggi per andare a schierarsi con i populisti nazionalisti significa schierarsi con la Le Pen,
E lo voglio dire alle anime belle della sinistra, del centro e della destra: io tra Macron e Le Pen non ho alcun dubbio da che parte stare. Se poi si ragiona in termini di ruolo italiano, bene, guardate quello che accade a Parigi l'11 novembre e quello che accade a Palermo il 12 novembre. L'11 novembre a Parigi Emmanuel Macron fa un'iniziativa di grande valore di politica e diplomazia internazionale, tiene insieme, nel ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale, grandi capi di Stato e di Governo. Il giorno dopo, che era perfetto, l'aveva messa apposta perché speravano che tutti prendessero un aereo da Parigi per andare a Palermo, facciamo la conferenza sulla Libia e l'impressione è che non ci vada un solo capo di governo europeo, a parte il nostro carissimo Joseph Muscat, capo di Malta, a cui va la nostra gratitudine e la nostra sempiterna amicizia. Caro Presidente Conte, perché Conte è Presidente del Consiglio, Emmanuel Macron ti dà dimostrazioni di come si esercita una leadership in ambito di politica internazionale. Evitate di fare polemica con lui, cercate di imparare che fare bene. Vengo alle questioni italiane e risveglio dal sonno gli amici della stampa presenti. Vengo alle questioni italiane per dire una cosa che probabilmente è controcorrente, ma la penso e ci credo profondamente. Il tempo di questa legislatura non sarà breve. A tutti quelli che dicono: oh, si va alle elezioni, si va alle elezioni, questi alle elezioni non ci vanno nemmeno se li paghiamo, per un motivo molto semplice: perché una cosa è il racconto fantasioso del fatto che secondo i sondaggi il 97% delle persone sta con questo governo, il 3 contro. Se facessero fare i conti alla legge sarebbe 97 a favore e 10 contro. Chissà, sono le dinamiche. Una cosa sono i racconti fantasiosi, poi c'è la realtà che è diversa. I primi segnali di autoimplosione già si stanno verificando. E non sono soltanto nella dinamica di discussione interna. Stanno nel fatto che da un lato il consenso è volubile ovunque. Guardate la rapidità della trasformazione del consenso. Noi ne siamo una conseguenza, ne abbiamo patito più correttamente le conseguenze. Ma non soltanto noi, è tutto il mondo che è così. Perché noi tutti a dire abbiamo preso 19-18%, pochissimo ovviamente rispetto al 40%. Rispetto agli altri partiti europei noi siamo 3 volte più grandi, 4 volte più grandi della sinistra europea. Perché è normale, è fisiologico, è piaccia o non piaccia, è così. Ma poi perché il consenso è qualcosa di diverso dal sondaggio, nel bene e nel male. Talvolta ci ha detto bene, altre volte ci ha detto male. Vi dico una cosa solo tra di noi, tanto non riguarderà e non interesserà le persone che stanno a casa. In Trentino Alto Adige la Lega ha vinto politicamente, punto. Ok? Ha vinto politicamente ed esprime il presidente della provincia autonoma di Trento, ha vinto politicamente ed è possibile, forse probabile, che faccia l'accordo con Südtirol Volkspartei. Bene? No, non bene, ma è così. Detto che ha vinto, la realtà ci consegna un quadro totalmente diverso da quello dei sondaggi. Perché? Perché la Lega ha preso il 17% a marzo ed è data nei sondaggi, nel momento in cui si è votato in Trentino Alto Adige, era data intorno al 34, 32, 30. Cioè era data al doppio dei voti che aveva ottenuto alle elezioni politiche. Chiaro? Se poi guardiamo i voti nella provincia di Trento, dove la Lega ha vinto, quindi nessuno fa recriminazioni, hanno vinto loro, ahimè. Alle politiche la Lega aveva preso il 27,4. Alle provinciali ha preso il 27,2. Se fosse vero di un raddoppio potenziale dei voti, avrebbe dovuto prendere il 54%. Ha preso meno voti delle politiche. A Bolzano ha preso un paio di punti in più, tra il 9 e l'11. Allora, il consenso è una bestia strana e Salvini, che tutto è, tranne che uno insensibile al potere, come si è vagamente intuito
nelle lunghe notti e nelle lunghe tiritere interne sulle nomine, non farà mai il gesto di quello che chiama il banco, perché sa che rischia di perdere tutto. Dall'altro lato, nel campo dei 5 Stelle, il fatto di non volere le elezioni non è semplicemente una richiesta politica, è un'esigenza. Perché se questi vanno alle elezioni, l'80% del loro gruppo dirigente scopre l'ebbrezza di andare a lavorare. Con la storia del secondo mandato, l'80% di costoro deve trovarsi un'occupazione. E non è semplicissimo trovarsi un'occupazione stanti di skill. Cioè, io non credo che uno come Toninelli dopo due giri dice no, avrei un curriculum interessante. Mi farebbe piacere capire chi è l'azienda che sceglie di assumere personalità, diciamo, di questo profilo. La Taverna magari c'ha un cugino che tra un vaccino e l'altro la raccomanda. Ma questi non hanno il desiderio di andare a votare. Allora levatemi dalla testa che si vada a votare presto e prepariamoci a una maratona, non ai 100 metri. Prepariamoci a una maratona difficile, perché le maratone sono tutte difficili. Io quando ero capo scout c'avevo un paio di ragazze del clan che tutte le volte quando si iniziava a camminare per le volte si chiamavano, ma a te quanto manca? No, non è quanto manca la frase da farsi, è come decidiamo di vivere la strada. E questa strada complicata, complessa, ma anche affascinante, è una strada che ci porterà molto in là. Questo Parlamento, secondo me, eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica. Non si lascerà fuggire la possibilità di eleggere un Presidente della Repubblica. Ma allo stesso tempo questo governo non arriverà molto in là. Perché è un governo di incompetenza talmente abissale da lasciare senza parole anche i loro. Quando tu parli con loro dico, certo non ci aspettavamo che potessimo fare così tanti danni. Questi hanno semplicemente con la forza delle parole, neanche il mago Silva che con la forza dello sguardo riesce a muovere gli oggetti, loro con la forza delle parole hanno bloccato l'economia. Il presidente della Banca Centrale Europea è una delle persone più prudenti che io abbia mai incontrato in vita mia, Mario Draghi. Arrivare a dire per adesso i danni li hanno fatti solo con le parole è il che, se si potesse tradurre dal burocratese della Banca Centrale Europea al rignanese, vi garantisco che avrebbe tutto un altro effetto, è la dimostrazione del fatto che hanno una spasmodica ansia di potere e contemporaneamente hanno una totale incapacità di governo. Come se ne esce? E qui c'è uno spazio politico fantastico. Bisogna avere il coraggio di dirsi le cose come stanno e ripartire da qui. La piazza di Torino di stamattina ci dice che sul mondo che ha votato magari 5 Stelle e Lega, il messaggio del no alla TAV, del no alle Olimpiadi, del no alla crescita, del no alle chiusure domeniche, del no alle aperture domenicali, del no ai vaccini, inizia a stancare. E sarà come un quadro che all'improvviso tac, si rompe. Perché è un meccanismo che è quello che noi avevamo immaginato quando abbiamo detto di no all'accordo. Avete visto in queste settimane, in questi mesi, quella storia fantastica dell'artista di lo street di strada, diciamo così, definiamolo così, Banksy. A un certo punto c'è la bambina col palloncino rosso, una delle sue opere più famose, lui in un quadro, è andato all'asta, non so se era Sotheby's, non so dov'era, ha fatto questo quadro e c'è stata un'asta molto combattuta per questo quadro, alla fine è stato aggiudicato il quadro per 1.200.000 sterline e mentre il quadro è stato dato, veniva consegnato, era in realtà un ordine telefonico, nel momento in cui è stato battuto, il quadro si è autodistrutto perché la genialità dell'artista di Banksy era quella di aver, attraverso un meccanismo complicato, ha messo una sorta di tritacarne interno al quadro. E quindi quello che ha speso 1.200.000 sterline si è ritrovato con un insieme di coriandoli. È esattamente quello che accadrà a chi ha votato il Movimento 5 Stelle.
è esattamente quello che accadrà a chi ha votato il Movimento 5 Stelle. Ha messo in piedi un meccanismo importante, si è inventato una cosa molto bella, ha pagato un fracco di soldi e oggi noi abbiamo un paese dove se dovete comprare una macchina, sbrigatevi, perché le rate, se la comprate a rate, costeranno di più. Se dovete comprare casa, fatelo veloce, perché i mutui costeranno di più. L'abbattimento delle prospettive di crescita del nostro paese non è il frutto del caso, ma è il frutto di una incredibile strategia suicida e masochista che questo governo ha espresso. Ecco perché è stato giusto non fare l'accordo. Ed ecco perché dovrebbero semplicemente dirci grazie per averli aiutati a non fare l'accordo col Movimento 5 Stelle. Abbiamo salvato questa parte politica dal più clamoroso degli autogol che avrebbe consegnato l'Italia a un bipolarismo. Populismo di destra con Salvini, populismo di sinistra con Di Maio. E siccome noi pensiamo di essere stati nel giusto nel fare questa scelta, lasciatemi dire che dobbiamo farci sentire con orgoglio sulle singole decisioni. Ecco perché ho chiesto a Andrea, presidente del mio capogruppo, al nostro capogruppo al Senato, di poter avere l'onore di parlare a nome del PD in dichiarazione quando mercoledì o giovedì si discuterà del decreto Genova. Se il gruppo lo vorrà, sarò orgoglioso di poter dire a nome del PD non soltanto le ragioni per le quali noi, che siamo quelli veramente per l'onestà, schifiamo i condoni voluti da Luigi Di Maio. L'abusivismo che crea morte, come abbiamo visto in Sicilia qualche giorno fa. Non soltanto diciamo noi che siamo ambientalisti, che è assurdo infilare dentro il decreto Genova una norma per cambiare il livello di inquinamento dei fanghi cercando di non farsene accorgere, emendamento che ho firmato con grande orgoglio, ma noi vogliamo dire, lo dico a Pippo, a Lella, agli amici di Genova che hanno parlato, che vogliamo andare a dire in Parlamento con forza e con determinazione che la gestione della vicenda del Ponte Morandi è la summa di tutta la demagogia, il populismo, la cialtroneria e il qualunquismo possibile. Hanno scelto di fare una cosa atroce, hanno scelto di prendersi gli applausi e l'ovazione il giorno del funerale dicendo cose irrealizzabili e mandando la palla in tribuna, condannando Genova. Ora, se ci sono responsabilità di autostrade, io credo nel mio piccolo che ci sia, mi sembra impossibile che non ci sia, ma se ci sono responsabilità di autostrade, l'avvocato del popolo, nonché avvocato delle concessionarie, non si permette di dire non possiamo aspettare i tempi della giustizia. Tu li aspetti i tempi della giustizia e tu vai a dire con forza che il responsabile paga. Perché se fai un tanto al chilo e dai la sentenza nelle ore successive, accade una cosa molto semplice, che il ponte rimane distrutto, che Genova rimane senza ponte, che l'economia viene messa in ginocchio. Quel ponte deve essere fatto di corsa e deve essere fatto da autostrade a cui far pagare fino all'ultimo centesimo dopo. Questa è la politica, incapaci. Questa è la politica. Vogliono far fare il ponte a Fincantieri, non ci hanno messo i soldi per fare il ponte e queste cose vanno dette. Ma siamo minoranza e rispettiamo la maggioranza, perché poi arriverà una cosa complicata che si chiama realtà, che spiegherà alla maggioranza che le cose stanno in modo diverso e noi dobbiamo avere la chiarezza, la certezza, la tranquillità di chissà che tempo è galantuomo. Ecco perché penso che non dobbiamo avere paura di dire le cose come stanno su tutte le questioni. Ah, ma poi ti diranno che sei antipatico. Meglio antipatico che incompetente. Meglio antipatico che incompetente. Ma c'è una cosa sulla quale dobbiamo mettere da parte anche il sorriso. Su tutto il resto si sorride, si combatte, non è
leggerezza. E mi rivolgo qui a una persona squallida che si chiama Rocco Casalino. Bravo. Bravo! Mi rivolgo da qui a una persona squallida che questa mattina ha fatto un'intervista dicendo Renzi si deve vergognare perché ha strumentalizzato sua nipote. Io voglio dire a Rocco Casalino, che è il portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri, super pagato con un super stipendio da parte dei cittadini italiani, e che dice che io ho strumentalizzato mia nipote perché ho messo la foto di mia nipote quando ero con lei a correre, l'avevo in collo, e Maria tra l'altro diceva: zio, vai troppo piano perché sei grasso, e io le ho detto delle cose che non riferisco, tanto mia sorella non vedeva, era lontano, ce l'avevo in collo, quindi le ho potuto dire quello che pensavo. Perché ho messo quella foto, Casalino ha detto che io sto strumentalizzando mia nipote. Vedete, con questa frase Casalino conferma quel video, perché fa passare il messaggio che la foto di una bambina che ha la sindrome di Down è una cosa della quale vergognarsi. Io mi vergogno di te, Casalino, non mi vergogno di mia nipote Maria. Con parole squallide, il diritto alla cittadinanza di chi soffre di disturbi allo spettro autistico, come la figlia di Davide, Sara. Bene, Davide Faraone ha parlato in Parlamento, 2 minuti, vi prego di andare a vedere quel video su YouTube. C'è più dignità in quei 2 minuti di Davide Faraone in Parlamento che in tutto il vostro governo, che in tutto il vostro governo. Davide, giù le mani da Giovanni, il figlio di Fabrizio, giù le mani dai nostri bambini. Lasciatevelo dire, se ci fosse un ministro della disabilità, perché hanno nominato un ministro della disabilità, Lorenzo Fontana, che nelle prime settimane, nei primi mesi ha parlato di tutto, su qualsiasi argomento Lorenzo Fontana è intervenuto, poi improvvisamente Lorenzo Fontana ha perso la voce. Caro ministro Fontana, che fine ha fatto la tua favella? Perché, caro ministro Fontana, non dici qualche parola? Sei il ministro della disabilità. Noi ci potrai riconoscere, siamo quelli del dopo di noi, siamo quelli del terzo settore, siamo quelli della legge sull'autismo, siamo quelli della legge di cooperazione internazionale, siamo quelli degli investimenti contro la tratta. Noi ci riconoscerai da quello che abbiamo fatto, e a quelli che dicono fake news sui social, avete tagliato il fondo sociale, il fondo per la disabilità, il fondo per la non autosufficienza. Vorrei ricordare che quando il mio governo ha trovato quel fondo c'erano 50 milioni, quando sono andati via c'erano 500 milioni. La matematica non è un'opzione neanche per voi. Dobbiamo, amici, fare politica, incalzati, prenderli disperatamente sul serio. Questi hanno 4 anni davanti a loro in cui dimostreranno, come il quadro di Banksy, che la loro proposta politica si distrugge, ma noi dobbiamo essere capaci di incalzarli fortemente, nel merito. Sulle infrastrutture l'abbiamo visto, sarebbe bello forse che magari dopo la sessione di bilancio, a gennaio, lo dico a Graziano, lo dico a Andrea, saranno quei gruppi nella loro autonomia a scegliere, sarebbe bello che un giorno su tutti i collegi d'Italia, a gennaio ad esempio, si potesse fare un'iniziativa sulle infrastrutture, su quello che loro hanno tagliato, a cominciare dalle periferie, ma anche sulle opere pubbliche che stanno bloccando. Vogliono rilanciare l'economia, il PIL dell'Italia, dicendo di fare gli investimenti, e poi che cosa fanno? Tagliano e bloccano le opere pubbliche, considerano una favoletta quella del Ponte Morandi, tagliano sulla Gronda, bloccano la TAV.
dicono che gli aeroporti non servono. Guardate, ci vuole uno straordinario sprezzo del senso del ridicolo per dire che non servono gli aeroporti in un mondo nel quale ormai la nuova generazione vola ovunque. C'è però anche una discussione vera da fare tra di noi e riguarda l'innovazione, il futuro. Tanta gente dice, ah, il futuro dell'Italia è brutto, la tecnologia ci porterà posti di lavoro, ci porterà via posti di lavoro. E su questo mi piacerebbe discutere insieme a voi. Mi piacerebbe discutere profondamente, io non la vedo così. Io non sono pessimista sul futuro dell'Italia. Non sono pessimista sul futuro del mondo. Si sta meglio oggi, non è vero che si stava meglio quando si stava peggio. È facilissimo dire si stava meglio quando si stava peggio, perché c'è un elemento personale. Tutti, a meno che non abbiano 18 anni, rimpiangono 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, 10 chili fa, 20 chili fa, 30 chili fa. Tutti noi rimpiangiamo il momento nel quale eravamo più giovani. È evidente che l'elemento della nostalgia, cioè uno, io sto leggendo dei libri fantastici su questo, perché quello della nostalgia è un tema molto politico. È evidente che giocare sulla nostalgia è facile. Lo stesso Trump vince su quello. Make America great again. Fai l'America grande di nuovo. Come se 50 anni fa l'America fosse meglio, fosse stata meglio di come oggi. Non è così. C'è meno povertà. Ci sono più possibilità. Ci sono più ascensori sociali oggi. Non è vero che questo non esiste. Il punto è che l'innovazione tecnologica non ruba il lavoro. L'innovazione tecnologica ti costringe a ripensare il lavoro. Ti costringe a vivere di formazione permanente. Paradossalmente l'innovazione tecnologica ti costringe a studiare. Forse è per questo che Di Maio ha paura dell'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica ti costringe a studiare, a immaginare un domani diverso. E su questi temi, forse sì, ha ragione chi ha iniziato ieri Simona a farlo, ci ha detto che sulla scuola avremmo dovuto essere anche più coraggiosi. Io stesso forse sono stato un po' troppo titubante dopo le prime polemiche. E forse Ivan dovremmo mettere un comitato in ogni scuola, fatto da un professore o perché no, fatto da un diciottenne, da un ragazzo, per dire che l'alternanza scuola-lavoro non era lo sfruttamento, era una cosa giusta e utile. Come succede in Germania, come succede in Austria, come succede persino nell'Alto Adige. Forse dobbiamo dirlo che il merito a scuola non è una parolaccia e che non è pensabile continuare a consegnare tout court la scuola italiana alle organizzazioni sindacali, alle sigle sindacali, e che la scuola non è fatta per i professori ma è fatta per i ragazzi. Poi noi abbiamo bisogno dei professori perché i professori sono parte integrante di questa scommessa educativa. Ma la scuola è per i ragazzi, non per le sigle sindacali. E forse noi dovremmo avere il coraggio di dire delle parole chiave, non soltanto sulla sicurezza, ma anche su quello che Salvini di sicurezza non dice. Perché quando accadono fatti devastanti come quello di Pamela, o di Desiree, o di altri, perché Salvini si sveglia solo se il colpevole è straniero? Per cui quando, senza dire i nomi, un tranviere milanese fa la stessa cosa a una povera ragazza milanese, non se ne parla. Ma quando è quello di colore, bisogna subito metterlo in bella vista. Ma indipendentemente da questo, che è un tema culturale, che ha a che fare con le nostre paure, con tanti elementi di fobia, prima ancora che di paura, perché quando ci sono fatti come quelli che abbiamo vissuto in questi mesi, Salvini così difficili, perché? Perché Fontana non favella, perché Salvini non fa la battaglia sulla droga, perché Conte non caccia Casalino? Vi possono sembrare domande retoriche, ma che cosa è accaduto di preciso? Per cui noi all'improvviso abbiamo visto un tweet di Salvini, mi riferisco a un tweet, non a quelli desnudo, a me Salvini nudo non mi fa impressione, diciamo concretamente non mi interessa nemmeno, a me preoccupa molto più quello che fa Salvini dal vestito che non che quello che fa da Salvini dal nudo. Il punto è che quando Salvini dice è l'ambientalismo da salotto a creare morti e poi fa passare il condono edilizio a Ischia, ce lo ricordiamo che Salvini è l'unico, o meglio, il suo partito è l'unico partito che il Parlamento europeo ha votato contro l'accordo di Parigi. Noi siamo quelli che hanno siglato l'accordo di Parigi, Salvini ha votato contro. Cosa c'è dietro questo cambio culturale del nostro paese? Allora voglio fare un esperimento. Io ho una mia opinione, e poi arrivo alla parte congressuale che vi aspettate.
Io credo che sia un gigantesco problema educativo e culturale. E vorrei dirvelo perché credo che quando noi, durante il governo, ma anche dopo, abbiamo detto un euro in cultura, un euro in sicurezza, stavamo dando il biglietto da visita di una sinistra riformista, di una visione contemporanea dell'uomo. Oggi è un compleanno speciale, anche il compleanno della Serracchiani, facciamo gli auguri, non so se c'è ancora, c'era ieri, non so se è ancora qui con noi, è andato. Ma è il compleanno di una persona che è straordinaria, che si chiama Ennio Morricone. Ennio Morricone oggi fa 90 anni, vorrei che da qui gli arrivasse un grande applauso, un grande abbraccio. Bene, io vorrei, prima di arrivare alla conclusione del ragionamento, fermarvi per 2 minuti e 30 secondi e dirvi che per me l'Italia non è Matteo Salvini, non è Luigi Di Maio, è Ennio Morricone. 2 minuti e mezzo di nuovo Cinema Paradiso, vorrei che lo ascoltassi. A un maestro, può sembrare strano che ci fermiamo per 2 minuti e mezzo per assistere a un'aria, un pezzo, un brano, e magari qualcuno di voi avrebbe preferito Mission o chissà che cosa, però il punto centrale io credo è che l'Italia sia questa cosa qua. L'Italia non è quella che ci hanno fatto vedere in questi 6 mesi. L'Italia non è quella barbara che gioca sull'egoismo, che scommette sulla paura.
che prova a immaginare il domani come una minaccia dalla quale difendersi. L'Italia è questo. L'Italia è bellezza, l'Italia è cultura, l'Italia è valori. Ecco perché il nostro compito non può essere quello di voler fare quelli che condizionano una piccola parte di un partito o che cercano di organizzarsi per tenere in piedi una bandierina. Noi abbiamo un obiettivo molto più grande. E il nostro obiettivo molto più grande è quello di armarsi del sorriso migliore, di indossare il sorriso più bello e di fare una battaglia che sarà lunga. Una battaglia educativa, culturale. Oggi l'Alefiano faceva un tweet sui tagli che alla cultura vengono fatti innanzitutto. La prima battaglia è stata contro il bonus 18enni, perché un ragazzo che legge, a loro fa paura un ragazzo che legge, a me fa piacere un ragazzo che legge, non fa paura un ragazzo che legge. E questa battaglia va combattuta, certo, anche nelle dinamiche interne del Partito Democratico, su cui voglio essere molto chiaro. Il mondo non inizia con questo congresso e non finisce con questo congresso. Tutto ciò che potrà contribuire alla autorevolezza e al riformismo, noi lo vedremo di buon occhio, con grande determinazione, con grande convinzione. A me non interessa sconfiggere Nicola Zingaretti, a me interessa sconfiggere la barbarie culturale che esprime oggi il pensiero unico grillo leghista. A me non interessa aprire una discussione interna, l'avete detto voi. Ci sono stati dei momenti, lasciatemelo dire, di meschinità nel nostro dibattito interno. Perché la parola gratitudine è fuori dal dibattito della politica e io non chiedo gratitudine. C'è una bellissima frase che mi ha detto un amico: se vuoi gratitudine comprati un cane. E io credo che il cane non sia soltanto gratitudine. Abbiamo assistito a una gara a chi la sparava più grossa in termini di meschinità da autorevoli persone che hanno avuto da ridire sul mio carattere, sapendo che senza il mio carattere probabilmente non avrebbero ottenuto quegli incarichi che hanno ottenuto. Ma a me non interessa questo, né mi interessa fare la graduatoria della meschinità. Quando noi eravamo piccoli c'era un grande saltatore russo che si chiama Sergei Bubka, non so chi di voi se lo ricorda. Bubka era un gigante, no? Saltatore d'asta, sì. Partì, mi pare, dai 5,95 e ogni volta batteva il record mondiale di un centimetro alla volta. Io mi domando, ma come mai non fa subito 15 centimetri in più? Perché poi aveva, a quello che si è capito dopo, una volta l'ho anche incontrato, gli ho stretto la mano e gliel'ho chiesto, ma già me l'avevano spiegato. E Sergei Bubka faceva così. Ogni giorno metteva ogni volta un centimetro, in una settimana forna tirò su di 3 centimetri il record, prendendo 3 volte il premio record del mondo. Ecco, anche nella discussione interna c'è stato qualcuno che ha alzato di un centimetro il livello della meschinità, arrivando a vette inimmaginabili. Eppure, l'Italia è questa roba qua. L'Italia del 2030 non deve limitarsi a una discussione interna tra di noi, ma a ragionare di come fare una battaglia, sapendo che c'è qualcuno che avvelena i pozzi, che non è necessariamente all'interno del nostro partito, ma è chi ha pensato di costruire una macchina del consenso, meglio del dissenso, dell'odio, in particolar modo sul web, inquinando le fondamentali regole del gioco della democrazia. Quello che hanno detto di noi, delle nostre famiglie, delle nostre amicizie, attraverso un utilizzo spregiudicato di strutture di propaganda che io ho il dubbio siano state pagate con i soldi pubblici, quegli stessi soldi pubblici che la Cassazione ieri ha chiesto di riavere dalla Lega e che la Lega restituirà in comode 80 anni di rate. E comunque restituiranno prima i soldi di quando faranno la flat tax, volevo darvi la tranquillità su questo. Quelle regole del gioco inquinate ci portano a dover essere molto franchi tra di noi. Dobbiamo avere la voglia, l'orgoglio, il piacere di stare insieme sempre, in qualsiasi momento. Io verrò sempre a tutte le iniziative che decideremo di fare insieme, ma non per costruirsi uno strapuntino dentro il PD, per ravvivare in noi quel desiderio profondo di fare della politica un luogo di confronto di valori e non di barbarie. Ecco che cosa ci serve oggi.
Una battaglia che ci porti a dire che anche se la gente pensa che la grande novità di questo governo sia l'aver abolito i vitalizi, cosa che non hanno fatto perché Di Maio il vitalizio si è tenuto, l'abolizione del vitalizio, se va bene, poi in realtà Rosato potrebbe spiegarci che l'hanno congelata, vale 42 milioni di euro all'anno, se va bene. Il costo degli interessi delle loro frasi idiote vale 5 miliardi di euro. Per far sì che si faccia male ci vogliono 117 anni di vitalizi. Nemmeno con i medici di Berlusconi potremmo garantire di vivere a quelli che hanno il vitalizio per altri 117 anni, 42 anni. Eppure improvvisamente sembra che sia questa la novità e la frontiera più importante. Bene, noi ci dobbiamo tenere insieme per spiegare che il costo della politica non è il vitalizio, è l'incompetenza di questi cialtroni, che il costo della politica è chi blocca le opere pubbliche, che il costo della politica è di chi oggi come non mai non si rende conto dei pericoli forti che corre l'economia del nostro paese. Allora rispondo alla vostra domanda, l'ha fatta Antonello ma l'hanno fatta altri, allora che cosa ci spinge oggi a muoversi? L'idea di organizzarsi in corrente? No. L'idea di aiutarci l'un l'altro a mantenere viva la passione, la curiosità per la politica fatta con bellezza, generosità e idealità. E per questo vi cito una lettera, una bellissima discussione, l'ho riscoperta, un periodo che, come dire, sto leggendo, in cui sto leggendo moltissimo. Ed è una lettera di Pasolini a Calvino. Calvino fece arrabbiare Pasolini. E Pasolini gli rispose nel giugno del 74, no, nel giugno del 74 la lettera fu di Calvino sul Messaggero. E Pasolini gli risponde sul Paese Sera nel luglio del 74, perché Calvino dice a Pasolini: io i giovani fascisti di oggi non li conosco e spero di non conoscerli mai. E Pasolini va a criticare questa frase e gli dice: ti è scappata una frase doppiamente infelice, non da moralista, ma da analista te lo dico. Si tratta della frase: i giovani fascisti di oggi non li conosco e spero di non avere l'occasione di conoscerli. Ma due punti: uno, certamente non avrai mai occasione di incontrarli, perché se li trovi nello scompartimento di un treno, nella coda a un negozio, per strada, in salotto, se tu dovessi in questi luoghi incontrare dei giovani fascisti, tu non li riconosceresti. E secondo punto, augurarsi di non incontrare mai dei giovani fascisti è una bestemmia, perché al contrario noi dovremmo fare di tutto per individuarli e per incontrarli. Essi non sono i fatali e predestinati rappresentanti del male, non sono nati per essere fascisti. È un'atroce forma di disperazione e nevrosi che spinge un giovane a una simile scelta. E forse sarebbe bastata una sola, piccola, diversa esperienza nella sua vita, un solo, semplice incontro perché il suo destino fosse diverso. Io, sarà che ho dei figli grandi, in questo periodo sto leggendo anche libri sui ragazzi che si iscrivono a Casa Pound, i ragazzi che negano i valori fondamentali della lotta contro l'Olocausto, del ricordo della Shoah. Sono stati in sinagoga anche qualche giorno fa con Caterina e altri rappresentanti delle istituzioni. Sarà che penso che la battaglia sia educativa e culturale, ma credo che questo sia ciò di cui abbiamo bisogno noi. Sì, fare la battaglia all'interno dei congressi, delle discussioni, dove volete, in Parlamento, ma essere capaci di una battaglia culturale, una battaglia educativa, di avere la curiosità di andare incontro alle persone. Non è scritto che questi votino per sempre gli altri, anzi, dobbiamo avere il gusto, la inquietudine, la volontà di andare a parlare con tutti e con ciascuno e spiegare che la politica è una cosa diversa da quelli di chi dirige che sul viadotto del Ponte Morandi farà giocare i bambini, e che è una cosa diversa da quelli che dicono che suo cugino gli ha detto di non fare i vaccini, che la politica è una cosa diversa da chi dice bisogna odiare una persona perché ha un colore della pelle diverso. Bisogna riscoprire il gusto e la bellezza di fare politica. Siccome avremo molto tempo per stare all'opposizione, siccome non abbiamo paura di stare all'opposizione, siccome abbiamo dalla nostra parte il tempo, la libertà e la verità,
Ragazzi, togliamoci di dosso questo atteggiamento di rassegnazione, di stanchezza. Voi avete visto che c'è una funzione nuova nell'iPhone, è fantastica questa funzione, si chiama tempo di utilizzo. Ieri ho controllato il telefonino della Morana, solo la parte del tempo di utilizzo. Cos'è il tempo di utilizzo? Ti fa vedere quanto tempo sei stato su il telefonino in quella giornata. E ti divide quanto sei stato su WhatsApp, quanto sei stato su Facebook, quanto sei stato su Twitter. E provatelo, perché è un'esperienza che non fa benissimo. Ciascuno di noi si rende conto di come passa il tempo di utilizzo. Ora, se noi provassimo a fare il tempo di utilizzo delle nostre discussioni dentro il PD, avremmo il 95% sulle discussioni di organigrammi, di organizzazione interna, e soltanto il 5% per le grandi questioni. Ora, io non dico di azzerare la discussione interna. Non vi chiedo di fare una cosa contro natura, e cioè di non preoccuparvi dell'organizzazione del congresso, non vi chiedo questo, però vi chiedo, nel tempo di utilizzo della nostra esperienza politica, diamo più importanza a quei ragazzi che hanno curiosità di futuro, diamo più importanza a quegli imprenditori che hanno bisogno di ripartire dopo che il decreto dignità e le misure della legge di bilancio metteranno in ginocchio l'economia italiana. Diamo più importanza a quelle persone che lavorano nel sociale, nel terzo settore, nell'associazionismo. Riscopriamo il gusto, la bellezza e la libertà di fare politica senza inseguire le polemiche alle quali gli altri ci vorrebbero costringere, ma avendo il gusto e, lasciatemelo dire, l'entusiasmo e la dignità di chi sa di aver fatto un grande pezzo di strada e che il meglio deve ancora venire. Grazie a tutti e buon lavoro a ciascuno di noi.